E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire l'Occhi del Domani, lanciarazzi esotico droppabile randomicamente dall'ultimo step del raid Cripta di Pietrafonda. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, iniziamo. Vi tranquillizzo subito dicendo che, almeno per la nostra esperienza, il drop di questo pezzo è abbastanza alto e teoricamente dovrebbe arrivarne almeno uno alla fine del raid. Considerate che in 3 run noi ne abbiamo trovati 4 e ovviamente il quarto è andato ad uno che lo aveva già droppato, che indovinate un po', non ero io. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la particolarità di quest'arma. Il super esotico ci permette di sparare 6 missili alla volta, missili che potranno essere indirizzati a diversi bersagli. Il funzionamento è quindi molto simile a quello dei missili del carro draconico: dovremo prima selezionare i bersagli e poi sparare, il resto verrà da sé. Il secondo perk dell'arma però la rende ancora più interessante: infatti questo aumenterà i danni della raffica se con quella precedente avremo ucciso almeno 4 nemici. Idealmente quindi sparando prima ad almeno 4 mob e mandando una seconda raffica contro il boss, questo subirà più danni. È anche vero però che una situazione del genere si presenta di rado, avendo difficilmente tanti nemici poco prima di una boss fight. E inoltre bisogna considerare che così facendo perderemo tempo e munizioni. Contro i boss quindi è più efficace sparare tutti i colpi di fila. Come al solito abbiamo fatto il nostro test a Kali e siamo riusciti ad ottenere un buon 235.000, che è all'incirca lo stesso danno di un'anarchia sommata ad un'altra arma. È anche vero però che in quanto lanciarazzi questo sarà nettamente più comodo per boss lontane o con un piccolo punto critico, come per esempio quello che era una volta il boss di Sciagura del passato, soprattutto grazie al fatto che i missili guidati sono veramente molto precisi. In ogni caso, in PvE l'arma può essere veramente utilizzata per qualsiasi cosa, dalla pulizia di mob normali o mini boss, fino a come abbiamo visto al DPS. Per quanto riguarda invece il PvP, questa potrebbe trovare qualche difficoltà, più che altro dovuta al tempo necessario per selezionare i vari bersagli. Se saremo lontani e i nemici non ci vedranno, non sarà un problema scatenare una flotta di missili guidati con precisione chirurgica, ma se invece saremo bersagliati è molto probabile che prima che riusciamo a selezionare più bersagli saremo già morti. L'utilizzo migliore che invece sono riuscito a trovare è senza dubbio un azzardo, dove l'arma può essere usata sia per il lato PvE che per le invasioni. Non voglio però dilungarmi troppo, quindi vi lascio questa clip per farvi capire di cosa sto parlando. In generale quindi direi che l'arma si merita il titolo di drop esclusivo del raid ed è forse una delle poche che abbiamo recensito che al momento riceve un bel 5 su 5. Io non posso che consigliarvi di provare a dropparla e vi ricordo che se non sapete come affrontare il raid trovate tutte le guide dedicate sul canale. Spero quindi che il video vi sia stato utile e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.